ragazzi, io sono Sonia e questo qui è il mio canale YouTube Sonichan. Se vi piace quello che faccio e vi va di supportarmi, allora per favore iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina. È davvero un piccolo gesto, ma per me è importantissimo per farmi capire che quello che faccio non è totalmente inutile. Poi, se proprio volete esagerare, potreste anche lasciare un pollicino in alto a questo video. Comunque sia, sta per arrivare la Pasqua e io sono sicura che i nostri familiari ci riempiranno di valangate di uova di Pasqua. Non mentite, perché lo so che lo faranno anche alle citrullone grandi e grosse come me. E non so voi, io ogni volta mi ritrovo lì con l'uovo di Pasqua a ringraziare grazie, però mi sento in difetto perché non ho mai nulla da ricambiare. Ecco perché quest'oggi vorrei insegnarvi a fare delle piccole cosine che potrebbero essere un carino gesto di ringraziamento. Per esempio questi piccoli cestini homemade in cui possiamo andare a mettere dei piccoli ovetti pasquali. Oppure un semplice ma non banale bigliettino di ringraziamento. Dunque, se quest'anno non volete presentarvi a mani vuote, seguitemi. Per non fare brutta figura ci basterà avere un bicchiere di carta e della lana. Sì, quella che usano le nostre nonne per farci le sciarpine. Prendiamo delle forbici e andiamo a ritagliare il bicchiere per creare la struttura del nostro cestino in vimini, che non sarà in vimini ma in lana. Quindi tagliamo sino a raggiungere un bordicino minuscolo qui alla fine. Tagliamo delle strisce parallele tutte uguali fra di loro. E voilà! Questo bicchiere sgangherato diventerà un cestino, ci credereste mai? Allora fatemelo provare! Iniziamo mettendo una puntina di colla a caldo proprio qui alla base del nostro bicchierone. Poi prendiamo la lana e le andiamo ad appiccicare proprio qui. E ovviamente non possiamo lasciare le cose a metà, quindi continuiamo lungo tutto il bordo del bicchiere. Realizzata questa piccola base, cambiamo strategia, mettiamo il nostro bicchiere così sotto sopra e lo schiacciamo sino ad arrivare in fondo, formando un bel sole. Ma adesso aggiungiamo un livello di difficoltà. Ed infatti, ragazzi, seguitemi bene in questo procedimento, dovremmo andare ad intrecciare la lana in queste stanghette del bicchiere. Quindi facciamo uno sopra ed uno sotto, uno sopra ed uno sotto. Capito? Sopra e sotto. Quando arriviamo dove già l'abbiamo fatto, vedete, andiamo a ricoprire questo spazio. Quindi facciamo al contrario. Questo sopra, questo sotto, questo sopra, questo sotto. Bene, sembra difficilissimo, io stessa ci ho impiegato un po' a capirlo, ma credetemi, non lo è. E come vedete, qui dietro si sta andando ad incrociare allo stesso modo. Quindi continuiamo sempre così. Raggiunto l'altezza e la profondità desiderata per il nostro cestino, possiamo andare a tagliare il filo. Forbice alla mano e tagliamo. Voilà! E ovviamente con una puntina di colla a caldo fissiamo il tutto, altrimenti si scioglierà e sarà stato tanto lavoro sprecato. Bene, ma non benissimo, perché sembra che ci sia qualcosa di troppo. Ed infatti dobbiamo andare a tagliare queste alette sporgenti. Quindi via, tagliamo! Ecco che il nostro cestino sarà rivestito sia all'esterno che all'interno. Ragazzi, guardate che cute, cioè dalla serie che diavoleria è questa? Per rifinire il bordino del nostro cestino avrei preferito qualcosa di un colore diverso, ma l'unico merlettino che mi ritrovo è questo qui, che è fucsia su fucsia. Pazienza, ce lo facciamo andare bene. Ma ovviamente vi potete sbizzarrire con qualsiasi merletto abbiate a casa. Quindi rubacchiate, ora ci vuole, dal cestino del cucito delle nonne. E intanto andiamo ad attaccare questo merlettino con questa fantasia che fa molto picnic.
Rivestito il tutto andiamo a tagliare l'eccesso. Adesso non resta che creargli un bel manichetto, altrimenti come lo prendiamo? Quindi prendiamo del filo di ferro ed improvvisiamoci i fabbri. E quindi 1, 2, 3, schiacciamo per prendere una stina che dobbiamo raddrizzare un pochettino. Lo allunghiamo tutto quanto per benino, dopodiché prendiamo la colla a caldo e ne mettiamo una puntina all'inizio del nostro filo di ferro. Con la stessa lametta usata per fare il cestino andiamo a ricoprire il nostro bastoncino, in questo modo attorcigliando il tutto intorno, e continuiamo così all'infinito. Appena abbiamo finito di attorcigliare, ho tagliato il filetto di maiale, cos'è? No, vabbè, il filo, e attacco con la colla a caldo in modo tale che non si snodi tutto quanto. A questo punto andiamo a creare la classica forma del manico del cestino. E voilà! E ovviamente lo andiamo a mettere dentro il cestino. Possiamo inserirlo all'interno dei lacci. Voilà! Per sicurezza fermiamo il tutto con una puntina di colla a caldo all'interno. E il nostro cestino è quasi completo. Dico quasi perché adesso dobbiamo andarlo a riempire. E di cosa se non di golosissimi ovetti? Prendiamo un bel pacchettino di ovetti colorati e glieli andiamo a schiaffare dentro. Ta-da! Direi di metterci in mezzo anche un pulcinello. Per renderlo più colorato, visto che questo pulcino ha un colore un po' smorticcio, metterò delle uovetta finte, così che sarà subito più allegro. Quindi mettiamo un po' di verdino qui intorno. Ragazzi, sto facendo un po' di manutenzione al prato perché è veramente troppo lungo. Aggiungiamo le uova finte che nascondono quelle vere, quindi sarà una super sorpresa. Ed ecco la nostra opera al completo, ragazzi! Non è super cute? Certo, questo pulcino obeso ha, diciamo, tanti fratelli che devono nascere, però io lo trovo davvero carino, che dite? In questo biglietto disegneremo un bel coniglietto, ma per realizzarlo ci aiuteremo con delle formine. Io sto usando un bicchierino di plastica di questi da caffè e due tappetti prelevati a dei prodotti che avevo in bagno. Faremo il tutto con degli acquerelli, ecco perché ci servirà dell'acqua, dei pennelli ed infine dei colori. Non so perché i miei si siano gonfiati così. Dunque andiamo a prendere del grigio perché vogliamo disegnare un classico coniglietto. Non vi preoccupate, questo bigliettino è davvero a prova di chi non sa disegnare. Ecco perché sto spalmando il colore sul bordo del bicchiere. E adesso andiamo a stampare. Bene, fate aderire il tutto per benino e dopodiché togliamo. Ecco qui! Prendiamo l'altra formina più piccolina e andiamo a fare la testolina, perché questo qua è il suo corpo ciccione visto da dietro. Adesso capirete. Quindi facciamo un'altra formella. E andiamo a stampare sulla carta, più o meno a questa altezza. Voilà! Quindi adesso prendiamo dell'acqua e andiamo a sfumare. Soprattutto questa zona che dovremmo riuscire un po' a togliere. Andiamo a fare le orecchiette, che saranno l'unica cosa che faremo a mano libera, quindi temo che possa venire un disastro. Diamoci allo spazio, cerchiamo di fare una base più piccola e poi allargarci per farle super fluffose. Possiamo decidere di usare un po' di cotone e quindi farla super soffice in questo modo, oppure la possiamo sempre disegnare con un tappino più piccolino. Quindi prendiamo dell'acqua, la scoliamo per benino e la voglio fare di colore viola. Non chiedetemi perché, ma la immagino così. E quindi ci posizioniamo qui al centro e pressiamo. Quindi prendiamo del colore e la andiamo a ripassare. Occupiamoci del pratino, perché non vogliamo che il nostro coniglietto stia qui in uno spazio vuoto. Quindi prendiamo con un pennarello del verde e creiamo dei piccoli ciuffetti di erba. Ed ecco che il nostro coniglietto se ne starà appollaiato su un pratino. Ma adesso andiamo a rifinire il tutto, ragazzi, con una penna a tratto pen. Non deve avere per forza una zampina bellissima come la mia. Andiamo a ripassare tutto il bordo e a creare dei baffetti.
voglio dare un ultimo tocco fatato al mio bellissimo coniglietto aggiungendo dei brillantini. E quindi prendo della colla stick e la vado a ripassare lungo tutti i bordi che vorrò enfatizzare. E voilà! Ecco il nostro simpatico coniglietto glitterato. Aggiungerò delle roselline colorate per dare un tocco di più a questo prato che altrimenti mi sembra un po' spoglio. Quindi mettiamo una rosellina qui e un'altra qua. Il nostro bigliettino d'auguri sarà finito! Che ve ne pare, ragazzi? Non è super cute e sbrilluccicoso? Avrei voluto scrivere anche tipo Happy Easter, buona Pasqua, ma siccome ho una grafia veramente brutta, non volevo rischiare di rovinarlo. Ecco perché scriverò semplicemente qui all'interno. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. E io vi auguro di passare una fantastica Pasqua e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao! Piu piu!